Devo schiarire un attimino la voce perché mi è venuto un pensiero e praticamente quando mi viene un pensiero o scrivo qualcosa oppure praticamente, come ho adottato da qualche tempo, mi metto davanti alla telecamera senza alcuna preparazione, avendo solo uno spunto di natura, diciamo così, ideativa e creativa, e mi metto qui a disquisire su una questione che mi ha fortemente sollecitato a un intervento di questo tipo, anche in considerazione di una serie di notizie che mi arrivano. In particolare volevo parlare del video che tra l'altro per un attimo non mi ricordavo, insomma, ci fosse la partita Italia-Giappone, e invece di guardarmi la partita Italia-Giappone, che poi ho visto non è stata tanto, insomma, interessante, ho utilizzato quel tempo praticamente per vedere in streaming, anche se in differita, il dibattito appunto promosso, mi pare, da Econ, con la conduzione del giornalista Sebastiano Diamante, praticamente di insomma, un incontro tra persone che ritengo amiche nella totalità della loro presenza, e che disquisivano appunto su questa questione che riguarda il cimitero comunale, il suo ampliamento, il piano cimiteriale, e mi facevano ricordare alcune considerazioni riferite proprio al piano regolatore, che praticamente il piano regolatore era quello lì, non c'era previsto all'interno dello stesso che ci fosse un piano particolareggiato, diciamo, del cimitero e del suo ampliamento, ma c'era semplicemente una fascia di rispetto che, se non ricordo male, per legge di 100 metri, che praticamente in quelle aree eventualmente, se si vuole ampliare il cimitero, si possono, perché è vincolata, insomma, all'interno di quella fascia non, le attività vengono. Ma non era di questo che volevo parlare, perché in effetti ho sentito che esiste già un progetto di ampliamento a cura di un architetto locale, mi pare un orefice, si chiama Mario, che ci ho parlato una volta per questioni inerenti a cose di altro tipo. E niente, praticamente io mi chiedevo, anche in considerazione dell'utilizzo del project financing per 30 anni, eccetera, eccetera, e vedo praticamente la città dei morti che viene interessata praticamente da questi progetti, dal project financing inserito nel piano triennale come propedeutico pare, e dall'altra mi è sollecitata l'idea, che io ho visitato non di giorno ma di notte, però si vede chiaramente, mi riferisco praticamente alla città dei vivi. Tra la città dei morti e la città dei vivi, praticamente io, al di là che i processi che riguardano praticamente la sistemazione delle problematiche inerenti al cimitero comunale vanno in qualche modo risolte, però io il project financing, visto e considerato che esiste già un progetto di ampliamento che può essere in breve finanziato, ho finanziato in quanto esistono già gli atti, e la conduzione comunale, cioè il bene civico, viene meno. E poi tenevo un'altra considerazione che a me mi sembra importante, anche in riferimento al project financing, visto e considerato la soppressione delle province e visto l'uso promiscuo tra i territori di Pachino e di Porto Palo del cimitero comunale. Mi chiedo, anche in considerazione del fatto che presto si avranno le associazioni dei comuni e non ci può essere associazione o consorzio tra i comuni che possa eludere le trattative comuni tra i territori di Pachino e di Porto Palo, come all'interno del project financing che non sia stata contemplata la presenza anche da parte del Comune di Porto Palo, cioè un coinvolgimento, voglio dire,
perché se progetto di ampliamento ci possa essere, deve sicuramente riguardare anche, perché lo riguarda, perché effettivamente Porto Palo, non essendo provvista di un piano di un cimitero comunale, il nostro si comporta a tutti gli effetti come un progetto, un cimitero comprensoriale, l'aria praticamente, insomma, mi rimane perplessa l'idea che non possa essere anche coinvolto il comune e le autorità di Porto Palo nella gestione di questo progetto. Anzi, però io non volevo parlare di questo perché ritengo che sia una discussione un attimino fuori luogo, cioè vedo altre priorità per il nostro territorio. Pur tenendo in forte considerazione questa esigenza di molti cittadini di avere praticamente dei posti, di avere dei luoghi dove poter tumulare i propri cari, però mi sembra che come prospettiva di sviluppo, che come praticamente prerogativa alta della gestione del territorio, siano altri i territori dove poter applicare appunto il project financing per rivitalizzare non tanto la città dei morti, ma la città dei vivi, e in particolare mi riferisco al centro storico di Pachino. Con questo che cosa voglio dire? Che il project financing, per esempio, potrebbe essere usato per la rivitalizzazione complessiva del centro storico di Pachino, anche perché essa è provvista di un piano di recupero che è rimasto approvato da una decina d'anni, penso oramai, è rimasto approvato, ma niente si è fatto per poter rivitalizzare il centro storico di Pachino. E vediamo che ci sono moltissime case abbandonate. Ciò deriva praticamente da una serie di fattori. Uno tra tutte è l'esigenza nuova delle abitazioni, gli spazi innovativi, ma penso che questo patrimonio edilizio sia fermo e statico anche per effetto dell'evoluzione, diciamo, del passaggio epocale. Perché in queste case prima abitavano i genitori, poi i figli si sono, diciamo, costruiti la casa in un altro luogo. Queste case molto spesso rimangono, non rimane ad un'unica persona, ma per successione subentrano due, tre, quattro, a secondo i nuclei familiari. Rimangono appunto queste parcellizzazioni, che la parcellizzazione stabilizza una staticità dell'immobile, dice un pezzo è tuo, un pezzo è tuo, un pezzo è di quell'altro, e praticamente se non si ha un accordo complessivo su come riutilizzare questo patrimonio edilizio, praticamente nel tempo esso degrade. E praticamente vediamo che io penso che una delle ragioni per cui il centro storico di Pachino abbia subito e ha bisogno urgente di una rivitalizzazione è quello praticamente della creazione delle infrastrutture che io ora identifico anche nella visione del piano regolatore, perché tra l'altro fu un'idea personale che io come consigliere comunale feci introdurre nel piano regolatore di Pachino, che è tuttora vigente, anche se ampiamente scaduto, che è quello della realizzazione di un parcheggio nella piazza centrale di Pachino. Parcheggio che potrebbe anche essere realizzato praticamente con lo strumento del project financing. Voi immaginate che cosa possa essere. E la concessione in questo caso invece di 30 anni può essere concessa per esempio con la legge cosiddetta degli ebrei del Ghetto di Roma, si può concedere quest'area per 99 anni. Per cui dico, utilizziamo gli strumenti per poter rivitalizzare un ingente patrimonio storico urbano che è il centro storico di Pachino, attraverso uno strumento che può dare la possibilità della sua rivitalizzazione. Perché
perché è inutile andare a imbellettare la piazza se si riesce a imbellettare la piazza in superficie e praticamente il numero dei parcheggi afferenti alla piazza stessa è limitato. La rivitalizzazione del centro storico di Pachino passa, vista la sua estensione urbanistica, attraverso un'infrastruttura. Questa infrastruttura, dove io mi sento di dare, di rivitalizzare un'idea antica per rivitalizzare il centro storico di Pachino e per fare sì che molte costruzioni che oggi sono abbandonate possano trovare in un'unione, in una commistione, in una nuova mentalità che possa praticamente attecchire in quel di Pachino, dove, come ho visto, l'esempio io l'ho proposto qualche anno fa, però ora ho visto che proprio in merito a questa parcellizzazione esistono praticamente delle persone che trovano interessante gestire il patrimonio in un modo unitario e di riconvertirlo come patrimonio da affittare per il turismo. Per il turismo lo possiamo chiamare una specie di bed and breakfast esternalizzato, dove uno dà le chiavi e uno fa quello che vuole. Questa infrastruttura può creare le condizioni affinché pian piano si possa dare un indirizzo urbanistico diverso per la rivitalizzazione del centro storico. La stessa cosa può essere fatta praticamente anche con le case a mare, che vengono abitate 2 o 3 mesi l'anno, mentre il resto dell'anno praticamente rimangono asfitte, battute dal vento. E noi abbiamo questo enorme patrimonio edilizio che, come ho visto, anche la regione si sta muovendo in questo senso, che potrebbe dare sì un turismo cosiddetto di qualità, ma il turismo di qualità con l'enorme patrimonio edilizio che noi abbiamo a disposizione, che giace lì non utilizzato, potrebbe essere inserito in un contesto di un nuovo progetto per Pachino, potrebbe essere uno dei volani che potrebbe poi dare, attraverso dei contributi specifici, attraverso la presentazione di piani integrati per il recupero dei centri storici e l'utilizzo del project financing per la realizzazione di un'infrastruttura sotto la piazza di Pachino che, oltre ai parcheggi, possa contenere delle attrezzature collettive, che ne so, un diurno, un posto dove uno si può fare la doccia, cioè in modo che possa la città accogliere dei visitatori, dei turisti, perché esistono delle infrastrutture in grado di richiamare queste persone. Io l'ho buttata lì, una vecchia idea rivisitata da un post che ho visto ora praticamente, ed era da tempo che mi volevo interessare appunto a questa problematica che riguarda il centro storico di Pachino, perché praticamente oggi come oggi noi non possiamo non tenere in considerazione la rivitalizzazione del centro storico, come per esempio anche dell'area della stazione, nell'area della stazione di Pachino, che potrebbe essere acquisita per poter creare un grosso mercato locale e altre, insomma, e altre idee. Per ora mi volevo soffermare proprio nell'ambito strettamente urbano, di dare quest'idea dell'utilizzo del project financing per delle questioni che veramente possano rivitalizzare il centro storico di Pachino, per darle quelle nuove funzioni che, non essendoci queste nuove funzioni, si ha questo progressivo degrado del centro storico ed è uno spreco enorme, e invece potrebbe essere un volano di sviluppo dell'artigianato locale, delle imprese locali, e insomma potrebbe essere un buon motore di rivitalizzazione dell'economia nell'ambito del nostro territorio.
è nell'ambito della nostra città, perché anche se io ho 20 anni praticamente che manco da Pechino, però il mio cuore, la mia mente in determinate circostanze è sempre vicino alla città di Pechino, è sempre vicino ai suoi cittadini, è sempre vicino alle problematiche territoriali, alle problematiche sociali, politiche che essa vive. E con mio grande rammarico vedo che praticamente le cose non vanno come chiunque sta fuori dalla città di Pechino spererebbe che ci fosse uno sviluppo, che ci fosse la possibilità, insomma, di essere veramente orgogliosi della nostra città di provenienza, che in tutti i casi, qualsiasi cosa possa succedere, noi non rinnegheremo mai, perché siamo nati in quella terra, siamo fortemente attratti da quella terra, attrazione fatale, diciamo, come può essere un rapporto in determinate circostanze, lo possiamo chiamare anche un po' di odio malatente, non riferito alle persone, ma insomma alla socialità alta che praticamente dovrebbe esprimere quelle caratteristiche, quelle idealità alte per poter portare alto il nome di Pechino, invece lo vediamo sempre come l'ultima ruota del carro. E badate bene, noi non godiamo di queste situazioni, ma c'è un leggero moto di sofferenza interno perché vorremmo che a Pechino si realizzassero delle cose, che ci fosse una situazione di accoglienza, che si creassero le condizioni per il benessere collettivo, che è il nostro auspicio più grande in considerazione e perché siamo praticamente, perché sono questi i sentimenti che prevalgono, la possibilità di essere orgogliosi davvero del nostro territorio, della nostra comunità e dello sviluppo che possiamo, se vogliamo, costruire insieme anche a distanza, con idee, con fatti che possono in qualche modo generare delle situazioni di uno sviluppo per l'umanità pachinese nel mondo e per tutto quello che riguarda, diciamo, la memoria di quanti hanno in Pachino un punto di riferimento inalienabile. Io vi saluto e vi invio i miei migliori saluti. I miei migliori saluti. Vi ringrazio per avermi ascoltato dalla mia residenza qui a Firenze. Vi invio più cordiali saluti. Rosario Spinelli. Grazie.